Barella della sezione difesa arbitra la gara tra Sala e Bellariva. Rossoblu che arrivano dalla vittoria di Poggio Berni ma col giallo del ricorso, mentre Bellariva, mina vagante di questa prima categoria dopo un giro d'andata di bassa classifica, si ritrova quinta in piena zona playoff. E la forza ospite viene mostrata già dopo soli 60 secondi dal calcio d'avvio, quando di piatto Montanari, solo solito al centro dell'area di rigore, batte l'incolpevole russo per lo 0-1 ospite. Gli ospiti provano il raddoppio direttamente a calcio piazzato con Bargelli, sfera che termina sul fondo. Gioco che si ferma dopo i primi 20 minuti per un infortunio grave accorso a un giocatore del Bellariva, costretto ad abbandonare il campo in ambulanza. Alla ripresa del gioco, un'uscita azzardata di Russo procura quasi il raddoppio del Bellariva, che sciupa l'occasionissima per mettere in ghiaccio il match. Poco dopo, Russo di piede chiude ottimamente lo specchio della porta a Bargelli, riscattandosi. Si passa alla ripresa, all'undicesimo Bargelli deposita la sfera a lato, si vede anche in sala, ma Zavalloni viene pescato in offside quando deposita la sfera in fondo al sacco. Bellariva che impegna Russo con Celli direttamente dalla distanza, Sala che invece replica con questo tiro cross di Mirzoni non raccolto al centro dell'area di rigore. Lo stesso Mirzoni, più attivo tra i suoi, ci prova da calcio piazzato, ma nulla da fare. In contropiede, in pieno recupero, gli ospiti raddoppiano con Montanari, doppietta per il numero 9 ospite, e Sala costretto ad alzare bandiera bianca.